Ok, what did you say? Buonissimo. Buonissimo, buonissimo. Lei è Traiana, di origine bulgara, studia e lavora a Londra e l'ho conosciuta su Tinder. Un po' di contesto. Sono Marcello Ascani e ho ripreso a viaggiare per il mondo per raccontarlo sul canale. La prima tappa è stata a Londra, ad ottobre, e una volta arrivato ho riaperto l'account di Tinder. Ho messo delle foto decenti e ho scritto nella bio: sono uno youtuber italiano, ho una prenotazione domani in questo ristorante stellato chiamato Casa Fofò e voglio registrare un video YouTube con una sconosciuta. Chi si vuole unire? Non mi hanno risposto molte persone. In generale erano tutti abbastanza diffidenti. La prima risposta mi è arrivata da Traiana, con cui neanche ho matchato su Tinder, ma semplicemente è risalita al mio account di Instagram. E in un DM mi ha spiegato che vuole crescere sui social e quindi se mostravo il suo nome, il suo nickname nel mio video, avrebbe partecipato volentieri. Good deal, un bel affare. Lei però dopo avermi scritto è sparita tutto il giorno e quindi, temendo di essere stato ghostato, ho portato avanti le trattative anche con un'altra persona, una certa Mara. C'è stato un piccolo incidente perché poi Traiana ha risposto e ha confermato l'appuntamento e quindi ho dovuto dare buca a Mara. Mi dispiace. Bene, ma perché andare a Londra e fare una cosa del genere? Perché era da un bel po' che non viaggiavo per il mondo con l'intento di conoscere persone e il bello di viaggiare è proprio conoscere le persone e io, essendo un sacco arrugginito, ho deciso di buttarmi nella mischia con un contenuto clickbait che mi permettesse di conoscere un po' di gente. Il ristorante invece si chiama Casa Fofò. È un ristorante italiano a Londra con una stella Michelin e si trova in quello che una volta era il piano terra di un palazzo vittoriano francese. Lo chef, Adolfo De Cecco, è abruzzese e all'inizio della sua carriera in un viaggio in Olanda ha lavorato come lavapiatti, dopodiché è stato spostato in cucina ed è nata così la sua passione per cucinare. Quindi è tornato in Italia e si è iscritto all'Alma. Il ristorante è stato aperto a Londra con un budget veramente limitato e lo chef ha fatto proprio la gavetta, ha svolto tutti i tipi di mansioni in cucina, però fin da subito i critici hanno parlato così bene del ristorante che è cresciuto in fretta fino a ricevere una stella Michelin. Mica male. Il ristorante porta un mix tra cucina mediterranea e sapori asiatici. Il menù è fisso da 7 portate e cambia ogni giorno perché gli ingredienti sono freschi e stagionali. Quindi, sconosciuta, recuperata, ristorante prenotato, bisognava solamente andare. Ciao ragazzi, accidenti! Mi sono appena accorto che mi aveva chiesto di portare un caricatore del telefono con me. E me lo sono dimenticato. Sono uno scemo, già partiamo male. L'appuntamento è qua, in Siegfried, un centro commerciale di Londra. Abbiamo preso un taxi e siamo arrivati al ristorante. So first thing is sparkling wine for us. I don't know if it's Prosecco, it's sparkling wine. Natural sparkling. Yeah. How is the wine? It tastes very nice. Not very sparkling, it's okay. Really nice. Okay. È buono. Non sono un esperto, non amo il vino, ma questo mi piace. Significa che è veramente buono perché di solito non mi piace il vino. We have a nori cracker that's been fried in our sourdough starter with a crab emulsion, coriander and pickled daikon. Okay. Here is our house sourdough with caramelized butter and roasted yeast powder. Okay, how do we eat this? Like with the bread? So if you can, just one bite. Okay, so one bite. Feel it in your mouth, the textures, there's a lot of different things going on in there. Okay. And the bread and butter, just however you like bread and butter. So take a slice, try and put lots of the butter, because that's the best way. You know? Okay, okay. And then just enjoy it as your first course is coming. Thank you very much. Thank you. Well, let's try the cracker. Yeah, one bite. Interesting. Ah, già non mi ricordo cosa abbia detto. È buono, molto salato, buono, buono. Accidenti, ho dimenticato di mettere il tovagliolo sulle gambe, tutti lo fanno. E questo è pane normale, fatto in casa. E questo invece è del burro. Burro caramellato, sì, burro caramellato. Very nice. Very nice. And the bread is very good. Cavolo, è veramente morbido. Ok, assaggiamo. Il pane è veramente buono. Il burro è morbidissimo, come una nuvola, cacchio. Very fluffy. Burro morbido, è fenomenale. Sorry, a dried aged what? A mackerel crudo. The dressing is made from its trimmings and some grape. Got pickled grape and some black mint that we grow in our garden just outside. Senti, non ho capito cosa abbia detto. It's a mackerel with Che diavolo è un macro? È un pesce. Non penso di sapere cosa sia. You know, it's very, it's the basic fish. Ok, è un pesce basico. The most basic fish that. Ok, commenta. We meet from their garden. Mente del loro giardino. And pickle grape. E poi chicchi d'uva. I'll try first the sauce, ok? Because okay. It's very like saucy. Saucy. It smells like, it's like greens, vegetables. It smells like this. Okay. And it's a little bit oily and pickle a little bit. I think from the sauce, from the grape. Let's see. Mackerel is not my favorite fish, but it's alright. Ok, proviamo. Proverò tutto. Il pesce, la salsa, la menta. No, niente menta.
try the grape too. It's nice. Il pesce è molto crudo. Puoi sentire un pochetto il sapore del mare. True. For your next course, we have pink fur potatoes, slowly confit in beef fat, and a pil-pil sauce made from fermented tom yum soup, and on top is a potato crumble seasoned with crispy fish scales and fermented tomato skins. Thank you very much. Thank you. Senti, forse non dovresti puntare il flash in faccia, insomma, e quando parla, ok? There is light. Sei il flash in faccia. Ah, ok, non importa. Non importa, ok, neanche se ne è accorto. Però ho dimenticato cosa ha detto. Patate. Patate con... This sauce reminds me of mayo a little bit, right? Mm-hmm. There's lime in the sauce and crispy onion on top, I think. It tastes a little bit like fishy. There is something about fish. I think on fish. Top the crispy things are is not onion. I think it's something fishy, but it's nice. Sulle patate c'era una salsa. Yes, tom yum soup. Una salsa fermentata di cui non so nulla. Non so cosa sia. C'è una salsa di granchio e scaglie di pesce e buccia di pomodoro. Questo è quello che ha detto. Non so bene cosa significhi, ma è molto buono, accidenti. A slice of yesterday's sourdough bread. Cooked over charcoal and then glazed in a duck sauce. Okay. Some herbs from our garden. Thank you very much. Bene, questo è qualcosa del giorno prima. Ha detto pane del giorno prima. Con una salsa. Ah sì, è proprio pane. I thought it's meat. Orientale, no? I don't really like it. È cinese. It tastes like bread, which is into sauce of meat, cooked meat. Quindi questo è pane con una salsa. Con coriandolo. Okay. Do you like the sauce? Mm-hmm. It's meaty, right? Sa di carne. Molto cinese. Forse per via del coriandolo. Questo era molto strano. We don't like it, right? No, I don't like it at all. It's very strong, the sauce and the smell. It's very specific, so no. Non mangerò il tuo, ma comunque mi è piaciuto. Bene, questo è un lombo fermentato 80 giorni. Questi sono i friggitielli. E questa è una mousse fatta di pane, aria, non ho capito bene. Bisogna mangiare tutto insieme, non solo boccone, accidenti. Let's try it. Looks so tasty. Are they spicy? Do you know friggitielli? I think it's from Naples. Is it spicy? No. Overall it's very nice, just the meat is a little bit raw for me, but it's very nice, very tasty. È stagionata per 80 giorni. Questa è la salsa, molto ariosa. And this is friggitielli. Try it. Good? Molto buono, ci sta. Buoni friggitelli. This is what you like the most? No. La salsa è molto buona. Sauce is very good. Do you think it's a little bit raw or it's your taste? No, because it's dried. Questo coltello è dannatamente affilato. Quindi la carne ti piace, ma è troppo cruda. Yes, but the taste is nice. Stai lasciando tutto. Yeah, almost. Stai mangiando abbastanza. Well, the bread was not really amazing. Meat is raw. It's not my fault. Ok, fai quello che preferisci. Ah, pre-dessert. Pre-dessert. Okay. We have a fermented strawberry and chili froyo. Okay. A chili what? Frozen yogurt. Ah, frozen yogurt. Okay. Did he say chili? Yeah, he said chili. It's quite nice. Quite nice. It's a little bit chili, at the same time salty. For sure there is salt inside. There is something green, like not sure what it is. Allora, questo è il pre-dessert. È un frozen yogurt di strawberry, chili. And the green thing, what is? Non c'è niente di green. Yes, there is. You see this green thing? This ah, sì, c'è il lime. Accidenti, è buonissimo. Lo amo, wow. Questo è il lime, questo è lo yogurt e questa è la granola. Amazing. Generalmente non mi piace il piccante e non mi aspetto di trovarlo su un gelato o nel frozen yogurt. Ma è buono. Forse la cosa più buona. Ho i gusti di un bambino. We ferment the apples with 40% sugar. Okay. And then the ice cream is a sourdough bread ice cream. And then a five spice and black bean caramel. Nice. Thank you very much. Molto forte, molto forte. Salato. Too crispy. Crispy. Down there is something which is too crispy. It tastes like breadcrumbs. Is it breadcrumbs? Non è pan grattato, è tipo granola. Okay. But the ice cream is nice. I like it. And the apple is really strong. Yeah. Is there fruit as well? Pineapple or something? Really? Yeah. C'è anche la mela. I like it. Very strong. Questo è un post dessert. Ha detto di partire con quella bianca. With the white one, yes. I'm gonna start with the white one. White chocolate. My favorite. Buono, è caramello. Amazing. It's so nice, really good. Crispy. Okay, yeah, so try this one. Salted caramel, yeah. Chocolate, yeah, really yeah. Nice.
Ok, preferivo quella bianca. I think we should start it with the salted one and finish with the white one. I will do that. È molto salato. Il primo era tipo un popcorn, la seconda era molto forte e salata. Non mi ha fatto impazzire, ma molto buono comunque. E abbiamo finito, era l'ultima cosa. Bene, abbiamo speso 132 pound per tutti e due. Per 7 portate. Mica male. So the dinner was nice, company was very nice, food was average. I like the dessert most, I think. Okay, you liked the dessert most. They were a bit strange. Okay. So I really mi è piaciuto molto. Lo chef era dell'Abruzzo. Which one was your favorite? Non lo so, non era il mio preferito, ma penso che il pane con la roba cinese non era salsa di soia, ma fagioli, salsa di papera, coriandolo. Era così strano che mi è piaciuto. Sì. For me was too strange. Bene ragazzi, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate e come vi sareste comportati al posto mio. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video di Londra, ne devono uscire ancora 3, e anche su Instagram per sapere dove sono in tempo reale. Ciao!